Salve, buongiorno, anche se buongiorno mica tanto, un po' nuvoloso oggi. Almeno non piove. Almeno non piove per il momento. E ci troviamo nella valle di Lamen, sopra Pedavena. E niente, adesso Manu ci spiegherà dove abbiamo intenzione di andare, che non sarà forse rispettato il preventivo. Beh, non è Vediamo, detto. vediamo. Niente, allora dobbiamo... Ciao, prima di tutto. No, meno male. Dobbiamo andare sul Monte Paffagai. Allora, siccome siamo un po', come si dice, masochisti, abbiamo deciso di arrivarci tramite i covoli Alti. alti. Allora, in teoria dovrebbe essere fattibile perché sconsigliano in inverno e in estate per ovvi motivi, e perciò dovremmo farcela, insomma, vediamo un È un attimo. sentiero per esperti, vediamo quanto esperti. Esatto, più che altro perché parlano di tanta esposizione e comunque insomma franoso un po' così. Vediamo, nel caso deviamo e lo eviteremo, ma spero Sì, che dai, sia proviamo a fattibile. farli. Niente, come al solito, se volete supportarci un po', iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e attivate la campanella. Bene, a dopo, ciao ciao! Perché abbiamo un cane idiota? Bellissimo mio cane! Guarda che roba! Porta a casa un po' di zecche, va? Allora, adesso qua arriviamo nel bivio. Sentiero tematico, covoli in Val di Lamen. Adesso noi qua tagliamo su questo e prendiamo i segnalini viola. Ecco che qui cominciamo a trovare i primi covoli. Siamo ancora sulla parte bassa. Alla fine, che cosa sono i covoli? Sono dei buchi scavati nella roccia. Ripari Tomas. Covol dei Bele. Wow, che bello! Guarda che belli! Sono tanti, eh. Allora, abbiamo avuto un po' di difficoltà là dietro praticamente a trovare il sentiero, perché adesso qua ce n'è uno che scende qua e uno che sale qua a sinistra. Speriamo sia quello giusto. Qua non è una zona ben indicata. No, va. Raccontaci com'è stato questo tratto del canalone. Ribadisco che il cavo era una... Sì, però è simpatico, dai. Sì. Un No, più che po'. altro un po' più di attenzione perché è bagnato. Esatto, c'è un tratto Era scivoloso. che c'è quel tubo che porta giù acqua e fa un po' d'acqua. Adesso qua la situazione è molto migliore per il momento. La posizione tipica per fare le foto. Bene,
Bene, adesso arriviamo a ridosso di questa paretona qua. E praticamente il grosso della nostra salita dovrebbe essere terminato. Adesso qua proseguiamo verso... dove sono qua? Proseguiamo a vedere tutti i covoli alti e per arrivare sulla vetta del Monte Paffagai. Per il momento, a parte il caldo estremo, per il resto procede tutto... affa, tanta affa. Procede tutto a merdaviglia. Allora, siamo arrivati al covoi della scaletta. In questo covolo praticamente si narra che è stato ritrovato questo anello sigillo dell'epoca romana. Aperol. Oddio. Vuoi acqua? Ma si può? Rinfresca. Come, no. Scusa? Tieni? Potresti metterlo anche su OnlyFans? No. Quanto potrei guadagnarci? Esatto. Eccoci in vetta al Monte Paffagai. A dire il vero, eravamo già arrivati, stiamo smangiucchiando qualcosa, ma siccome la vetta era occupata, la croce più che altro era occupata, anche la vetta. Ok, lasciamo la cima del monte Paffagai e niente, scendiamo giù. Praticamente dovrebbe essere molto comoda la discesa fino a trovare la forestale e poi il parcheggio della macchina, insomma. Ci vediamo per le considerazioni finali. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Bene, bene, siamo ritornati. Abbiamo fatto in tempo a prendere anche l'acqua, non tantissima. E niente, cosa vi posso dire? Allora, questo percorso qua, semplice, bello, e alla fine il tratto per esperti. Da una parte fanno bene a metterlo, perché allora così la gente almeno va su con un po' di attenzione in più, però secondo me non ha nessuna difficoltà a definirlo per esperti, insomma.
C'è quel canalone là che avete visto all'inizio, e dopo sì, c'è un po' di esposizione, ma nulla di che, insomma. E giro bello, e niente, peccato un po' per la visibilità, che secondo me è anche molto panoramico, anche col drone potevo aver fatto un po' di più. Comunque, vabbè, sentiamo Manu se ci dà qualche perla di saggezza. No, sto guardando incastrato i capelli, ma Sì, vabbè. è uno specchio, infatti, gli altri intanto si. Non so, sui denti hai qualcosa? A posto? Allora, niente, più o meno ho detto tutto Davide, nel senso che noi ci eravamo preparati a qualcosa di veramente tosto, nel senso che avevamo visto che davano 2 ore e mezza per fare neanche 2 chilometri, perciò abbiamo detto cavolo, qualcosa non va. E invece non so come abbiano calcolato i tempi. Allora, bisogna sicuramente avere un minimo di praticità in montagna. Praticamente noi in 4 ore, compresa la pausa pranzo, perché è l'una. Sì, compresa la pausa pranzo, Esatto. 4 orette. 3 ore e mezza. Però, ma no, di camminata effettiva sarebbero neanche 3 ore in Sì, realtà. esatto. E con tanta calma, Esatto. perciò sì. E perciò, allora, informazioni ne trovate pochette. Ma con il nostro video adesso Però le con hanno il nostro trovate. video, esatto. No, allora appunto il chilometraggio è basso perché sono 6 chilometri e il dislivello è, ecco, magari un po' tantino, un po' concentrato, però Concentrato. ripeto, se uno ha un po' di esperienza di montagna lo fa tranquillamente. Il tratto che chiamano per esperti, sinceramente io non l'ho trovato neanche tanto esposto. Sveglia, non dormite, ancora 10 minuti e poi è finita. Comunque sì, dai, basta avere un po' di esperienza e di praticità, ecco, tutto là. Bene, no, più che altro mi stava cominciando a far male la mano a tenere la videocamera, ma lei quando comincia a parlare non la ferma Non più manca perché nessuno. mi stavo controllando e ho i capelli tutti spiattellati, perché avevo questo. Ok, bene, ricordatevi sempre di iscrivervi al C'è anche canale. Nova che ogni tanto compare da Ah, dietro. ok. Ricordatevi di iscrivervi al canale, che per noi è molto importante, a voi non costa nulla e niente, ci aiutate un po' a crescere. Bene, ciao ciao, alla prossima, ciao. Una piccola dimenticanza, anche se sono già in macchina, ma importante, è sulla traccia che vedete adesso GPS o che pure potete scaricare. Naturalmente sulla valle il GPS non prende benissimo e quindi non è proprio dettagliata al massimo. Comunque il sentiero è molto ben visibile, segnalato da bollini viola e anche per terra si vede molto bene. Insomma, più o meno sono boh, circa 5-6 km con 500 metri di dislivello. Insomma, ecco. Guarda che Bene, bello. ciao ciao.